tutti, è tra questi splendidi Monti Lepini nel Lazio, in provincia di Latina, che sta per avere inizio la puntata Made in Italy di oggi. Pensate, proprio qui, affacciata sulla pianura pontina, sorgeva la città albana Norba Latina e le sue rovine oggi ci incantano così come la natura in cui è immersa. E questo paradiso non poteva sfuggire agli appassionati di parapendio, che hanno individuato una base proprio qui vicino, esattamente dove voglio portarvi. Il parapendio è praticato in tutta Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Dalla semplicità del mezzo alla sua economicità e al fatto che per volare basta trovare un piccolo rilievo montuoso o collinare. Sono sufficienti 200 o 300 metri di dislivello e un piccolo campo nelle vicinanze dove atterrare. Il parapendio è il modo più semplice al mondo per volare. Intorno a me, oltre ad uno scenario mozzafiato, fervono i preparativi sotto l'occhio vigile di Stefano. Stefano, tu pratichi questo sport da tanti anni. Da tanti, sì. Vi vedo concentratissimi nella preparazione dell'attrezzatura ed è molto importante perché dall'attrezzatura poi dipende la vostra sicurezza. Assolutamente, come in tutti gli sport aeronautici c'è una checklist da rispettare e bisogna fare tutta una serie di verifiche prima di decollare. Voi praticate questo sport a ogni livello, ma qual è l'età minima per l'iscrizione? L'età minima è la maggiore età, 18 anni, per farlo in maniera autonoma, anche se esiste la possibilità, con l'assenso dei genitori, di cominciare a praticare questo sport a 16 anni, che è una cosa che però io onestamente sconsiglio, perché una giovane età eccessiva potrebbe portare a comportamenti non adeguati al tipo di sport. Poi incoscienti, esattamente. Diciamo. Ma tu personalmente che consiglio daresti a un ragazzo che si avvicina a questo sport per la prima volta? Beh, io diciamo quando mi arrivano nuovi allievi, una delle prime cose che gli dico è di ragionare sempre con la testa e riflettere molto. Questo è uno sport aeronautico e come tutti gli sport aeronautici gli errori possono pagarsi anche cari, quindi la prudenza è fondamentale. Grazie Stefano, adesso raggiungo un tuo collega, protagonista di tante competizioni prima che spicchi okay. Il volo. Ciao Cristina. Ciao, grazie. Ciao. Vuoi ci conta che quando so di nuovo varia, io già non penso in percepire, io começo a sognar e poter te gerar a tocar, quero ver, yeah. Então mostrar o que que se vai na noite. Il parapendio nasce nei primi anni Ottanta, quando paracadutisti francesi, allo scopo di ridurre i costi, fecero i primi voli decollando dai ripidi versanti di alcune vette alpine. L'idea ebbe successo, tanto che poco tempo dopo nacquero le prime ali dedicate esclusivamente allo scopo e che presero il nome di parapendio. Da quei primi lanci ad oggi il parapendio si è molto sviluppato, sia in termini di conoscenza e dinamica dei fenomeni meteorologici che lo condizionano, sia in termini di tecniche di pilotaggio che di attrezzature dedicate al volo. I primi voli erano delle semplici planate dal punto di decollo al sottostante campo di atterraggio. Oggi sono facilmente percorribili distanze di oltre 100 km. Ciao Tiziano. Ciao Cristina. Tu hai partecipato a molte competizioni e sei di professione ingegnere, quindi chi meglio di te ci può raccontare, ci può spiegare come si fa a rimanere in volo così tanto tempo? Il parapendio è basato sulle correnti termiche ascensionali, che sono delle grandi colonne di aria calda che si innalzano nel cielo e noi entriamo all'interno di queste colonne d'aria calda e sfruttiamo la corrente ascensionale e saliamo girando all'interno della colonna. Questo ci permette di coprire grandi distanze. Per esempio qui in Appennino quest'estate abbiamo percorso voli di diverse centinaia di chilometri fino a 212, che è il mio record personale. Esistono gare di velocità regionali, nazionali, continentali e mondiali, ma tutte hanno la stessa impostazione. Un direttore di gara decide, in funzione delle condizioni meteo, un percorso che è geograficamente identificato da una precisa sequenza di boe a terra. Le boe sono spesso costituite da chiese, santuari, croci su vette montuose. I piloti partecipanti devono rispettare la sequenza di boe nel minor tempo possibile.
la nazionale italiana di parapendio vanta un medagliere di tutto rispetto. Alcuni nostri piloti si sono aggiudicati il titolo di campione o campionessa d'Europa o del mondo. Ci racconti per favore cos'è che rende unico questo sport? Credo che l'elemento fondamentale sia il senso di libertà, cioè il fatto che il parapendio sia il mezzo più semplice esistente al mondo per volare e che ti permetta di staccare i piedi da terra con un minimo di attrezzatura. Ci dà questa possibilità di stare in aria con un mezzo privo di motore e di spostarci con lo stesso principio con cui volano gli uccelli rapaci fondamentalmente. Ma ti dà sempre la stessa emozione volare? Oppure dopo tante competizioni, dopo tanti voli, eccetera, un po' come dire, hai fatto l'abitudine? No, ogni volo è emozionante sicuramente. I primi voli erano caratterizzati dall'adrenalina che si faceva sentire più pesantemente, mentre invece adesso è entrata la parte emotiva del volo e quindi il poter ammirare gli ambienti dall'alto e potersi spostare in libertà. Bene, grazie Tiziano. Grazie a te Cristina. Bene, mentre i nostri amici spiccano il volo proprio come degli uccelli, io li saluto e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!